Salve a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo il tour che ci ha visto partire dall'aeroporto di Urbe, destinazione Capo Nord. Quest'oggi sarà una tratta abbastanza particolare, in quanto andremo ad infilarci nelle Alpi e avremo come destinazione finale Bolzano. Vi faccio vedere subito la rotta. È una rotta diversa da quella che abbiamo sempre utilizzato, in quanto non andremo ad utilizzare le aerovie di bassa quota, perché altrimenti ci avrebbero portato a sorvolare le Alpi e con il nostro Cessna avremmo avuto qualche difficoltà. Ma quindi faremo una rotta diciamo personalizzata. Ho tracciato io i vari punti, vedete che si snoda all'interno della valle, fino ad arrivare appunto all'aeroporto di Bolzano. Quindi atterreremo alla pista 1. Lui segna ovviamente VFR, ma effettivamente non sarà così, perché VFR comunque è un volo a vista, ma utilizzeremo comunque gli strumenti. È un FR, però diciamo non utilizzando le rotte che ci darebbe il gioco. Allora, andiamo subito in pista, perché abbiamo sempre i nostri due amici, sia compare Turiddu che Svelix Pierce, che ci stanno già aspettando, quindi direi di andare subito a metterci nel parcheggio. Direi che partiamo per le 15. Per fortuna il meteo sembra abbastanza tranquillo, vista comunque la giornata, insomma, perlomeno a Roma ha piovuto quasi tutto il giorno, però per fortuna credo che a Bolzano, anzi dall'aeroporto insomma di partenza e destinazione, non dovrebbero esserci precipitazioni, se no forse qualche nuvoletta, quindi vediamo. Sono sicuramente delle buone condizioni per volare, anche perché il paesaggio sarà tanta tanta roba. Allora, mi sembra invece che ci sia un po' di foschietta qui, c'è un po' di nebbiolina che forse potrebbe un po' darci noia. Allora, aspettate un attimo che mo ovviamente apre il mondo. Navicraft, sì, caricala. Questo lo chiudi e ti chiudi un attimo pure te. Ok, i nostri amici sono già in posizione. Scusate, una cosa velocissima, che ho disattivato le etichette del traffico degli altri player, così li vediamo. Allora, velocissimamente andiamo a accendere il nostro Cessna. Andiamo a accendere anche il motore, mentre tutti i sistemi si vanno ad allineare. Accendiamo anche la navigazione. Quindi andiamo a accenderci Beacon, Strobo e Taxi per il momento. Andiamo a mettere GPS e Flight Director, che si attiva in maniera automatica. Partiamo dalla pista 14, poi vireremo verso sinistra, sorvoliamo il lago di Garda e poi ci inseriamo nella vallata che ci porterà poi a Bolzano. Allora, sistemi allineati come quota. Io intanto metto 3500 piedi, forse si potrebbe volare anche più basso, però comunque a una certa altezza si riesce a vedere bene anche tutto il paesaggio circostante, che merita assolutamente. Allora, direi che ci siamo, ragazzi. Possiamo intanto muoverci. Quindi, flap, via i freni di parcheggio. Andiamo un po' di manetta. Andiamo verso destra, perché dobbiamo, diciamo, girarci, visto che le taxi sono alla nostra destra, però non è che possiamo andare dritti per dritti e girare, quindi dobbiamo seguire ovviamente le varie indicazioni, e le indicazioni ci portano di qua. Quindi ci andiamo a seguire la taxi, anzi dobbiamo ancora imboccarla, però comunque le indicazioni sono queste. Comunque si chiama la linea gialla, i nostri amici sono già in posizione. Staranno aspettando me, grazie.
occhio, che sennò qui fortuna non ci sono le collisioni. Allora, le luci taxi sono accese. Vediamo se ci seguono. Intanto comunque mi porto verso il cancelletto di partenza. Mentre stiamo andando, ragazzi, vi rinnovo sempre l'invito per chi volesse unirsi al tour. Siete assolutamente i benvenuti, non simuliamo niente di così difficile. Insomma, se avete visto qualche video ve ne sarete accorti, insomma, lo facciamo giusto per divertimento, un minimo, ma veramente di simulazione. Ma se sapete volare siete, ripeto, assolutamente benvenuti. Registro solitamente il video ogni lunedì alle 21, però volendo, insomma, ci possiamo anche mettere d'accordo, insomma, quindi non siate timidi, fatevi avanti, potete scrivermi nei commenti se volete partecipare, tanto non siamo in nessuna chat vocale, niente del genere, quindi non, assolutamente non si ha nessun obbligo di parlare o quant'altro. Ci si presenta all'orario prestabilito nell'aeroporto di partenza e poi ci si parte. Quindi potete benissimo, ripeto, scrivermi nei commenti se volete farne parte, oppure in descrizione trovate il server Discord, che c'è una sezione apposita dove ci mettiamo d'accordo per le tratte, quindi avete ampia scelta. Fatevi avanti, più ci divertiamo, insomma, la cosa da qui in avanti sarà interessante, soprattutto poi quando arriveremo nei pressi dei paesi nordici, che le condizioni magari saranno abbastanza interessanti, visto comunque che la tratta si vola principalmente di notte, lì magari le temperature possono essere abbastanza proibitive, e vedremo, insomma, come se la caverà il nostro fidato Cessna, che per ora, insomma, si sta assolutamente comportando più che dignitosamente, direi. Allora, intanto siamo arrivati al cancelletto di entrata della pista punto 14. Diamo un'occhiata un attimo dietro, i nostri amici stanno arrivando. C'è ovviamente altre persone che stanno volando, io adesso ho solo mantenuto il traffico degli altri piloti e ho tolto quello dell'intelligenza artificiale, giusto per non creare troppa confusione. Io tutte le volte lo ripeto, ma ste targhette proprio non le riesco a digerire, spero che veramente si stemino in qualche altro modo, perché insomma sono veramente tanto aggressive, secondo me, da questo punto di vista. Sarebbe utile magari avere uno slide per diminuire la grandezza, perché magari le voglio avere, cioè le voglio visualizzate, ma magari non proprio così grosse, ecco, perché si rischia veramente di sovrapporle, oppure decidere se visualizzarle solo quelle degli amici oppure no. Sarebbe un bel filtro. Non so se volando magari in gruppo questo si può fare. Comunque, mettiamoci un attimo allineati alla pista, aspettiamo che anche compare Turito si allinei, così siamo tutti abbastanza vicini. Allora, flap messi, togliamo taxi, accendiamo le nav e si va, diamo manetta, via i freni di parcheggio che l'avevo già tolti e via. Non c'è vento, perlomeno la manichetta lì non sembra indicarcelo. Ottimo, assolutamente, sicuramente troveremo un po' di turbolenza però passando nella valle, quello ci sta, però sembra veramente poca roba, infatti non devo neanche troppo correggere con il timone, quindi il timone di coda, quindi ottimo così. Allora, sorvoliamo un pochettino la pista, poi virata
verso destra. Sì, se c'è della nebbia, in verità, proprio della parte in cui andremo noi, sperando che non ci vada a limitare la visibilità un po' del panorama circostante. Questo un po' mi dispiace perché, insomma, è tanta roba, insomma, però quanto pare vedremo quanto sarà fitta. Allora, intanto ci continuiamo a virare, possiamo già dare un 500-600 piedi, vai di pilota automatico, così lui si va ad allineare per bene. Direi che possiamo anche togliere i flap, diamo un'occhiata ai nostri amici. Starix sta partendo, anche compare che già si è alzato, ottimo così. E noi ci andiamo a infilare in questa nebbiolina, ragazzi, che speriamo bene. Spero di aver fatto bene la tratta, perché insomma, con la nebbia fare delle correzioni all'ultimo momento sarà difficoltosa. Comunque, ripeto, mi dispiace perché se è tutta così, in verità si va a perdere molto dello scenario che c'è in questi posti. Però ripeto, ovviamente volando di sera, anche se comunque nel gioco ho messo un altro tipo di orario, sto utilizzando il meteo reale, quindi è facile che in queste zone sia appunto così la situazione meteorologica. Vediamo, insomma, per quanto si allunga questa nebbia. Comunque stiamo salendo abbastanza bene, controlliamo sempre i nostri amici che ci sono e ci avviamo verso il lago di Garda. Vedete anche nella mappa qui, lo taglieremo giusto la prima parte per poi appunto inserirci nella vallata e quindi tutti i vari punti che ne conseguono. Faremo un po' di destra-sinistra nella valle, però ripeto, spero che si tolga questa nebbia, perché sennò vedremo veramente poco e niente, soprattutto perché nelle zone che ci può anche essere la neve, mi dispiacerebbe insomma non farvi vedere che tipo di scenari ci sono in queste zone. Allora, intanto stiamo salendo abbastanza bene, 600 piedi. Anzi, possiamo pure magari abbassare un pochettino. Sembra che la nebbia ci sia comunque anche più avanti. Ovviamente salendo di quota andremo sopra, ma questo vuol dire che non si vedrà poco e niente sotto. Vediamo fin quanto si stenderà. Sicuramente non arriverà fino a Bolzano. Che cacchio di nebbia è? Però vediamo, insomma. Diamo un'occhiata sempre ai nostri amici, che ci sono, ok. Sì, guardate che bella nebbiolina che c'è. Immaginatevi di notte, praticamente non si vede, non vedresti assolutamente niente, se non addirittura magari il riflesso delle luci stesse dell'aereo che riflettono sulla nebbia. Anche se noi abbiamo soltanto le luci laterali, quindi non abbiamo niente che, diciamo, illumina davanti a noi, quindi l'effetto sarebbe minore. Però un aereo di linea, ma anche il Cessna soltanto in fase di decollo o di atterraggio, ha le luci ovviamente che proiettano verso di fronte, diciamo così, e quindi andrebbero appunto a riflettersi contro la nebbia, andando a peggiorare ancora di più la situazione. Quindi non è proprio lo scenario ideale. Infatti in alcune circostanze vengono non proprio spenti, però insomma non è uno scenario appunto ideale averci oltre alla nebbia anche sto bagliore appunto creato dal riflesso delle luci stesse dell'aereo addosso alla nebbia.
Allora, andiamoci a vedere perché stiamo per iniziare a sorvolare il lago di Garda. L'abbiamo già superato. Mi sembra che magari noi andremo in questa vallata qui. Sembra che la situazione sia molto migliore. Quindi è giusto, appunto, qui la pianura era avvolta da questa nebbia. Vediamo soltanto le luci dei nostri amici dietro di noi, e stanno anche loro comunque salendo. Io mi fermo, detto, a 3500 piedi, forse anche più bassi si sarebbe andati uguale, però voglio tenermi un margine di sicurezza, diciamo così. Ovviamente fatto come test la rotta prima di ufficializzarla, diciamo così, però non si sa mai, qualche colpo di vento particolare o altro può cambiare un po' la situazione. A proposito di vento, ce l'abbiamo praticamente frontale, poca roba, un nodo, quindi veramente niente che possa darci noia, meno male. Insomma, così non ci rallenta. Ripeto, potremmo trovare magari della turbolenza all'interno della valle, perché siamo comunque tra due montagne. Tanto andiamo a diminuire un po' il gas, giusto per evitare di andare troppo su di giri con il motore. Ci teniamo a una velocità in arco verde, e perlomeno non perdiamo troppo terreno rispetto ai nostri amici che ci seguono, giusto per rimanere un po' in gruppo. Allora, la tratta iniziale in verità prevedeva il passaggio all'interno proprio di tutto il lago, quindi si andava verso, appunto, la punta interna, diciamo così, del lago di Garda, proseguendo ovviamente nella vallata. Però poi c'era un pezzo in cui bisognava salire la montagna, portandoci circa sui 5000 piedi, per poter, diciamo, attraversare e riandare dall'altra parte e poi risfociare all'interno di un'altra vallata. Alla fine dei conti poi mi hanno suggerito di modificarlo, perché insomma poteva essere non proprio ottimale come tratta, e quindi ho deciso di imboccare, diciamo, la seconda traversa del lago, rinunciando, appunto, a sorvolarlo per intero. Ma comunque sia, una buona parte la stiamo sorvolando. Sono dei bei posti qui, assolutamente. Poi Flight Simulator ci mette del suo con quanto riguarda sia la grafica, ovviamente, ma anche il mondo che è creato come è realmente, sfruttando mappe satellitari. Quindi di sicuro quello che si vede è realmente quello che c'è nella realtà, e sono veramente dei posti molto molto belli da sorvolare, ma soprattutto sicuramente anche da visitare nella vita reale, diciamo così. Allora, la nebbia si sta diradando, perlomeno noi ci stiamo allontanando da lei, quindi ottima cosa. Vedete dietro tutto veramente bianco, anzi per fortuna non dobbiamo atterrare all'aeroporto di Montichiari, se non ricordo male, perché sarebbe stato molto interessante un atterraggio con la nebbia, visto che comunque lo stiamo facendo tutti abbastanza agilmente adesso, visto che comunque giusto nell'ultimo appuntamento c'era un po' di pioggerella, ma insomma la visibilità era più che buona, mentre adesso sarebbe stata già un po' più interessante, visto la fitta nebbia e il fatto che magari non si sta facendo un atterraggio diciamo ILS, ma un atterraggio manuale. Ripeto, sarebbe stato interessante. Per fortuna, diciamo che ce la siamo bella che scampata. Ci siamo accontentati solo di vederla in partenza, anzi manco in partenza in verità, perché comunque sull'aeroporto non c'era, era poco distante, però perlomeno ci siamo accontentati di vederla soltanto in questo frangente. Quindi pericolo scampato assolutamente, ma ripeto, credo che quasi sicuramente una volta che andremo nei paesi più a nord la situazione si farà
più difficile e anche interessante, sia per quanto riguarda le partenze, ma anche gli arrivi, visto che comunque gli aeroporti avranno una distanza maggiore tra uno e l'altro, quindi ci sarà da cercare di creare bene una rotta per evitare di fare strada in più rispetto a quella che effettivamente serva. Alla fine non siamo assolutamente obbligati a sfruttare un piano IFR di bassa quota, l'ho fatto fino adesso perché comunque era quello più idoneo per le tratte che dovevamo fare. In questo caso assolutamente no, perché non avevo intenzione di ovviamente passare sopra le Alpi con il Cessna, e passarci in mezzo è sicuramente più interessante. Allora, siamo già arrivati al primo punto rotta, ora ovviamente ce ne saranno molti che si susseguiranno uno dietro l'altro, ho cercato di metterne il più possibile per poter appunto delineare bene la rotta, più che altro centrarla all'interno della vallata ed evitare che alcune parti siano magari troppo vicini ai bordi, diciamo, laterali. Quindi dovrebbero andare bene, vediamo insomma se ci sarà da correggere eventualmente il tiro una volta che ci siamo. Comunque dietro i nostri amici ci sono, Spalex sta quasi 4300 piedi, compare dritto e si è stabilizzato sui 2009, quindi circa 3000 piedi anche lui. E noi iniziamo ad infilarci all'interno della vallata. Vi faccio vedere anche Navicraft, giusto per... A parte che la rotta, vabbè, non me la visualizza, va a capire perché. Giusto per vedere i posti. Anzi, ve lo metto qua, così si può vedere anche un pochettino appunto i vari posti di dove siamo. Molto molto fighi, c'è poco da fare. Magari a chi non piacerà la montagna non piaceranno questi scorci, però insomma dai, ci stanno, tanta tanta roba assolutamente. Ok, siamo prossimi al secondo punto rotta, che sancisce effettivamente l'entrata nella vallata, e inizieremo effettivamente a sorvolare appunto la vallata per portarci poi verso Bolzano. Tra l'altro ho fatto anche una piccola ricerca sull'aeroporto di Bolzano, appunto, quindi poi mentre saremo in volo, magari nei pressi dell'atterraggio, ve le dirò. E mi è stato consigliato eventualmente di aggiungere qualche informazione interessante, insomma, ci sta. Come cosa, giusto per aumentare un po' di più le nostre conoscenze, mie specialmente, perché non conosco ovviamente la storia di tutti gli aeroporti che andremo a toccare. Può essere interessante comunque scoprirla insieme mentre stiamo sorvolando questi luoghi e atterreremo appunto su quell'aeroporto che andremo poi a vedere quale sarà stata la sua storia. Allora, stiamo volando quasi sopra Rivalta, dovrebbe essere sotto di noi questa sì, più o meno questa zona qui. Tra l'altro, per un volo eventualmente VFR si potrebbe seguire l'autostrada. Vedete che si va a snodare ovviamente all'interno della valle. Più o meno è quello che ho fatto, in verità. Vi dico la verità. Qua c'è pure una bella stradina con un sacco di tornanti molto interessanti qui. Molto 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 figa per chi magari fa viaggi in moto e cerca tornanti. Io non so che tipo di strada sia, ma insomma sembra molto interessante per salire.
E dicevo comunque, il volo VFR in cui appunto si prendono punti di riferimento per arrivare da un aeroporto all'altro, in questo caso avremmo avuto l'autostrada, quindi o il fiume, insomma, in questo caso di punti da seguire ce ne sono anche fin troppi, e sarebbe stato anch'esso abbastanza interessante da fare, ma va pianificato decisamente meglio. Allora, anche i nostri amici sono arrivati nella gora, Sfelex si è portato anche lui sui 3.000 piedi, circa, 2007-2008, insomma siamo comunque lì, e quindi ci siamo allineati tutti per questa tratta. Guarda, molto molto interessante questa zona. E anche la prossima, vi do un piccolo spoiler, sarà anch'essa molto interessante, perché ovviamente con l'aeroporto di Bolzano ci troviamo più o meno al centro delle Alpi, ma noi dobbiamo ancora andare dall'altra parte, quindi ci sarà assolutamente un'altra tappa in cui ci andremo a zizzagare all'interno delle vallate presenti nelle Alpi, per appunto riuscire ad arrivare dall'altra parte. E non vi spoilerò però l'aeroporto di arrivo, anche quello sarà molto molto interessante. Da lì in poi la situazione è un po' più semplice, perché comunque siamo già dall'altra parte, e poi incominceranno, diciamo, nuovamente le pianure, perché taglieremo per la Germania, per poi andare insomma verso nord e proseguire il nostro viaggio. Allora, siamo quasi prossimi alla città di Avio, che si snoda qui sulla nostra sinistra, che è questa. Successivamente arriverà la città di Ala. Ne sono tante qui che si susseguono. Magari qualcuno che è dei posti conoscerà, fatemi sapere, insomma, se siete di queste zone, magari conoscete le varie città o riconoscete anche zone particolari che ovviamente solo chi è del luogo può riconoscerli, o chi c'è stato, ovviamente. Allora, sta andando tutto abbastanza bene, direi tutto secondo i nostri piani. Tra 28 secondi arriveremo nell'altro punto rotta. È una tratta abbastanza lunghetta, dovrebbero essere circa 40 minuti, grosso modo. Ho deciso comunque di fare un bel tratto, perché comunque sia, quando c'è la possibilità, insomma, preferisco fare più strada, tra virgolette, possibile, senza dover fare troppe tappe intermedie. Quindi avevo prima accorciato, in verità, però poi mi sono detto, vabbè, proseguiamo fino a Bolzano, ci fermiamo lì e poi proseguiamo per la tappa successiva, appunto, che ci porterà fuori dall'Italia, e quindi già andiamo dall'altra parte e vediamo poi come sarà la tratta. Come vi ho detto prima, sicuramente ci snoderemo ancora all'interno delle vallate. Allora, salutiamo la città di Ala, che è dietro di noi. Controlliamo anche i nostri amici se ci sono. Sembra che la nebbia stia correndo anch'essa verso di noi, perché vedete, piano piano si sta avvicinando. Infatti i nostri amici sono forse più loro nella nebbia rispetto a noi, perché sono un po' più indietro. Però ci sono, mi fa piacere che siano con noi e con me, insomma, anche in questa rotta. E come ho detto all'inizio, se volete unirvi, ragazzi, non siate timidi, non c'è nessun problema. Ovviamente potete unirvi a tratte, a tratta già iniziata, a tour, diciamo, già iniziato. E basta trovarvi nell'aeroporto di partenza della tappa successiva. Tra l'altro il piano di volo lo trovate in descrizione della tappa precedente, nel senso, stiamo facendo la quinta, se non ricordo male, quindi trovate il piano di volo
di questa nuova nella descrizione del video della quarta tappa, in modo da avere insomma già appunto il piano di volo e per provare eventualmente anche la rotta. Insomma, non c'è nessun problema, ripeto, alla fine comunque stiamo facendo un volo strumentale, quindi insomma se la tratta diciamo è sicura, non c'è da fare nessun tipo di variazione. Quindi ripeto, se volete unirvi siete i benvenuti, non ci sono assolutamente problemi, più siamo meglio stiamo, come si dice, e più ci divertiamo. Aggiungerei anch'io. Allora, altre città, abbiamo lasciato come detto Arla, siamo a Santa Margherita, ci stiamo quasi arrivando. Ah no, 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 l'abbiamo bella che sorpassata, siamo nella città di Marco e Mori, a sinistra Mori, detta così, e a destra Marco, che dovrebbe essere questa. Mori, qua ci sono degli svincoli autostradali, che dovrebbe essere questo ponte qua. Vedete, ovviamente c'è un filino di ritardo insomma tra il gioco e quello che la freccetta indica, però è presente, vedete? Cioè, qui c'è il ponte chiaro che va dall'altra parte, che sarebbe questo qua. Quindi Navicraft, poi questa è proprio la cartina reale del mondo, quindi a maggior ragione quello che si vede effettivamente è quello, è il mondo reale. Quindi veramente con Flight Simulator, per chi ama il volo VFR, ha assolutamente a disposizione il miglior scenario possibile, perché appunto è la realtà, quindi ci si può orientare assolutamente in maniera ottimale. Quindi abbiamo la città di Rovereto, ragazzi, siamo arrivati qui, si snoda anche un po' in questa vallata. Qui appunto c'è la biforcazione del fiume, che è questo qui. Il fiume c'era Adigento, dovrebbe essere, che dovrebbe essere questo qui. C'è anche uno stadio, stadio di Rovereto, eccolo. Se stanno a fare la partita? No, credo di no. Allora, vediamo i nostri amici. Ok, ci sono sempre. La nebbia per fortuna si è un po' fermata, sembrava effettivamente che ci stesse correndo un po' dietro, perché quando siamo entrati in valle non c'era, poi girandomi l'ho sempre vista un pochettino, quindi ci stava effettivamente seguendo, poi si è fermata. Sarebbe stato brutto non poter vedere effettivamente il paesaggio qui nella vallata e vedere soltanto la nebbia, insomma non sarebbe stato il top. Allora, altri paesi, altre città che si susseguono. Andiamo a sorvolare Volano qui sulla destra, che dovrebbe essere questo, e qua Piazzo e Pomarolo sono quelli da quest'altra parte sulla sinistra. Ripeto, l'indicatore qui è un filino più indietro rispetto a quello che effettivamente si vede, ma veramente di qualche frazione di secondo, credo, quindi siamo là. Anche perché qui ci dovrebbe essere un altro ponte, che dovrebbe essere questo qua. Ma questo è l'Adige, okay, che dovrebbe essere appunto questo qua sotto. Cioè il fiume, sì, il ponte è questo qua, che fa questa curva. E noi che continuiamo ovviamente la nostra rotta, zigzagando a destra e a sinistra della vallata. Sta tratta si sarebbe potuta volare anche, diciamo, manualmente, perché comunque la rotta quella è. Non ci si può assolutamente sbagliare. Allora, altra virata verso sinistra. Qui la vallata si allarga un po' di più. C'è sempre il fiume che si snoda all'interno. Questo è l'aeroporto di Trento Mattarello. Questa era la destinazione iniziale che avevo pensato, però poi alla fine era forse un po' troppo poca la,
la tratta, e la successiva poi sarebbe stata troppo lunga, perché non puoi fa Trento e Bolzano, è veramente troppo corta, né tantomeno un aeroporto oltre sarebbe stato troppo lunga, e quindi ho deciso di andare direttamente a Bolzano, e poi successivamente andremo a da un'altra parte. Non voglio spoilerare, va a finire che lo dico uguale, tra una cosa e l'altra va a finire che me lo vado a dire uguale e mi frego da solo. Questo è l'aeroporto di Bolzano, si vede più avanti, ma ci aspetta ancora un po' di punti rotta prima di poter arrivare a destinazione. Atterreremo alla pista 1, praticamente ce la troveremo di fronte una volta che siamo usciti dalla valle, lì la zona si allarga un po' di più, quindi non ci sono manovre particolari che dobbiamo fare assolutamente. Vediamo un po' i nostri amici, magari rallentiamo un filino perché siamo partiti veramente abbastanza a cannone, anche perché abbiamo un bel 6 nodi di vento in coda che ci stanno spingendo abbastanza bene, quindi rallento un pochettino giusto per farli un po' avvicinare. Si vede l'aereo di Sfelix e compare dietro la montagna, per il momento non si vede, sicuramente poi quando andranno a virare lo avranno anche loro il vento in coda e potranno eventualmente recuperare qualcosa, ma comunque vado a diminuire un po' la velocità giusto per rimanere comunque in arco verde, e li facciamo anche un po' più avvicinare, per quanto comunque conviene darci ugualmente un po' di distacco tra di noi per permetterci un atterraggio un po' più tranquillo, insomma, quindi non è necessariamente dobbiamo stare attaccati uno dietro l'altro, però manco troppo distante, insomma. Allora, intanto siamo sopra la città di Trento. Quindi dovremmo aver passato l'aeroporto, eccolo, infatti qui c'è l'aeroporto di Trento. Quello di Bolzano è praticamente simile, insomma, come posizione. Poco dopo l'uscita dalla vallata si ha l'aeroporto, quindi abbastanza facile da individuare, perché comunque essendo piccolini questi aeroporti non è che si vedano moltissimo poi del giorno, non essendoci manco le luci della pista, ammesso che ne siano provvisti di luci, è ancora più complicata la cosa. Allora, si stanno avvicinando, direi, perché vedevo già più luci di Sfelix. Possiamo ancora continuare un po' così, poi torniamo alla nostra velocità di crociera, anche perché ok, no, per il momento mi sembrava avesse alzato un po' il muso e l'aereo per cercare di mantenere veramente la quota, perché ok, ho diminuito un po' la velocità, però avendoci il vento che ci spinge un po' ci aiuta comunque a mantenerci nella quota prestabilita. Tanto, ragazzi, iniziamo a intravedere anche la neve, non solo sulle montagne ma anche più in basso, mentre continuiamo ovviamente a virare nei vari punti rotta. Qui magari sarei potuto andare anche dritto invece di virare, vabbè, insomma, cercare la via più tranquilla possibile per poter fare la rotta, anche perché poi in fase di progettazione l'ho creata direttamente all'interno del gioco, quindi non mi sono servito di programmi esterni. È un po' un casino capire effettivamente se ci si passa, se sono troppo alte magari le montagne eccetera, perché comunque la mappa è quella satellitare dall'alto e non c'è la possibilità di avere le varie altitudini, quindi sono andato un po' sul sicuro, appunto cercando di andare a scegliere punti rotta che sapevo essere più o meno al centro della vallata, seguendo appunto il corso del fiume, perché, come si dice,
se segui il fiume sei sicuro che non te vai a schiantare da nessuna parte. E quindi grosso modo è quello che ho fatto io. Quindi viriamo nuovamente, siamo sempre sulla città di Trento, nella parte dove c'è anche lo scalo ferroviario che si vede qua in basso, diciamo più la zona industriale della città. Poi c'è la piccola città di Lavis, che dovrebbe essere questa qui, questo dovrebbe essere Vigo Meano, credo, a meno che non è questa qua sopra. Grosso modo, insomma, è qui. E quindi qua, a meno che non è proprio questa la città di Lavis, credo di sì, perché c'ha questo fiume che dovrebbe essere questo qua. Sì, è questa la città di Lavis. E più avanti, anche se mi sa che rispetto a... sì, siamo un po' più avanti con il gioco rispetto all'indicatore, quindi questa qui che sto sorvolando adesso è Zambana. Non so se è una cittadina o... sì, penso che sì, insomma. Allora, vediamo i nostri amici sempre dietro di noi, ottimo così. Ok, per un attimo l'avevo visto un attimo fermi, ho temuto un po' il peggio. Non vedo compare, anche se avevo visto che diciamo la quota, vedete, si abbassa e si alza, quindi comunque è in volo, però non vedo l'aereo, forse un filino troppo indietro e non viene caricato. Devo forse diminuire ancora un po'. Vabbè, dai, nel caso atterriamo un pochettino prima noi e come sempre poi li andremo a seguire in fase di atterraggio. Allora, non dovrebbe mancare moltissimo, infatti. Una volta che ci siamo infilati in questa valle, poi andremo ad arrivare. Infatti l'aeroporto, come vi avevo detto, è poco distante. Allora, vediamo un po' anche quello che vi avevo detto all'inizio, insomma, alcuni accenni sull'aeroporto di Bolzano. Ovviamente me li sono scritti, non è che me li sono imparati a memoria. Comunque, l'aeroporto di Bolzano, oppure Bolzano Dolomiti, o conosciuto anche come l'aeroporto di San Giacomo, nasce, diciamo così, nel 1918 come campo di aviazione austro-ungarico, ospitando poi nel 1919 la sede del 31esimo squadriglia. Divenne poi un aeroporto civile soltanto nel 1926. Ha una pista in origine di 1432 metri, è stata poi allungata fino a 1746 metri con i lavori che sono stati poi effettuati nel 2021 per permettere appunto l'atterraggio di aerei più grandi, con la possibilità ovviamente di avere più passeggeri, ovviamente che potessero raggiungere l'aeroporto. Nel 1999 invece si concludono anche i lavori per permettere l'atterraggio degli aerei anche di notte, quindi tutta la varie illuminazioni del caso. Nel dicembre invece del 2012 la società che operava maggiormente nell'aeroporto, quindi la Air Alps, che appunto utilizzava lo scalo stabilmente, decide di abbandonare lo scalo perché aveva chiesto all'ENAC, che è l'ente nazionale per l'aviazione civile, l'autorizzazione per diminuire i voli che voleva effettuare, passando da due voli per tutta la settimana e un volo nel fine settimana, rispetto a quattro voli tutti i giorni e due nel fine settimana. L'ENAC non diede l'autorizzazione a questa riduzione, quindi la compagnia decise di abbandonare lo scalo e di non utilizzarlo più.
Nel 20 ottobre invece del 2015 la giunta provinciale giunta della provincia autonoma di Bolzano inserì un disegno di legge per il finanziamento pubblico per ampliare l'aeroporto con varie strutture, vari servizi di collegamento. Il problema nacque che i residenti della zona non vedevano di buon occhio questi ampliamenti, complici comunque l'eccessiva magari rumorosità, perché ampliamento portava ad avere più voli, quindi più rumorosità di aerei che sorvolavano la zona, e quindi venne indetto un referendum. E ci fu appunto un referendum nel 2016 in cui il 70% degli aventi diritto votarono contro a questo disegno di legge, e quindi si decise di abbandonare il progetto di ampliamento con soldi pubblici dell'aeroporto, e l'aeroporto stesso venne dato in gestione a una società privata, appunto. E di recente invece nel 2021 comunque la provincia di Bolzano ha stanziato fondi comunque pubblici non per l'ampliamento dell'aeroporto ma per ampliare le varie strutture di collegamento, tra cui un nuovo terminal, una stazione del treno appunto che collegasse l'aeroporto al resto della viabilità, diciamo, che era già presente, anche strade, insomma tutto quello che permette l'avvicinarsi appunto all'aeroporto, per cercare appunto di migliorare la viabilità in generale, ma anche per permettere a tutte quelle persone che utilizzavano l'aeroporto come scalo di potersi poi muovere più velocemente anche nelle zone limitrofe. Questo, diciamo, che è un po' la storia dell'aeroporto, veramente a grandi linee, ragazzi. Però è interessante comunque capire che alla fine dei conti, per quanto comunque, per esempio, il referendum che hanno fatto perché volevano appunto ampliare l'aeroporto, che avrebbe portato sicuramente magari più visitatori a volare ed arrivare in quelle zone, più turismo, i cittadini comunque hanno votato di no, non volevano questo ampliamento, e giustamente come dovrebbe accadere, insomma, comunque il disegno di legge non venne approvato, e quindi non fecero questi nuovi lavori. Quindi decisero, insomma, di rimanere così. Tra l'altro la compagnia Air Alps era l'unica che faceva anche la tratta Bolzano-Roma come appunto tratta di viaggio, e con l'abbandono di questa compagnia, visto comunque, come ho detto prima, l'ENAC non diede l'autorizzazione alla diminuzione dei voli, venne a mancare anche questo collegamento, e ci furono anche dei bandi per trovare qualcun altro, qualche altra compagnia che facesse questo collegamento, e per ben due volte non si presentò praticamente nessuno. E quindi alla fine dei conti appunto la società che gestiva l'aeroporto venne appunto smise, insomma, di essere pubblica, e venne data in tronco a delle società private che gestiscono tuttora l'aeroporto di Bolzano. Allora, dopo questo piccolo cenni storici, vediamo l'aeroporto di appunto di Bolzano. Direi di incominciare a scendere, perché siamo anche un po' altini, 3.500 sono veramente tanti, quindi iniziamo a metterci in 1.000 piedi, iniziamo un po' a diminuire la velocità, magari non troppo. Mi sa che siamo stati anche raggiunti, perché ho visto che eh sì, Spadex ci sta quasi arrivando. Dobbiamo però scendere.
E anche abbastanza velocemente, direi. Allora, proviamo così, andiamo a togliere ancora un po' di manetta, accendiamo le luci di landing. Forse avrei dovuto fare la discesa un po' più velocemente e un po' più in anticipo. Andiamo a togliere veramente manetta, tanto comunque abbiamo sempre, anche se pochi, due noti di vento in coda che per fortuna non ci danno noia dal punto di vista dell'atterraggio. Siamo altini, ancora 3000 piedi, siamo molto alti. Andiamo veramente a togliere tutta manetta, ma dove è finito Spherix? Ci ha sorpassato? Non lo vedo più. O è praticamente dentro. Ah, ok, lui fa il giro dall'altro lato. Ah no, sta alla nostra sinistra. Sì, ok. Pensavo fosse andato dall'altro lato perché c'è comunque la vallata. E qui credo che inizierà lui il primo ad atterrare. Direi proprio di sì. Noi stiamo ancora abbastanza alti, anche se lui sta riprendendo quota. Forse non si è accorto che l'aeroporto era proprio qui nei pressi. E compare comunque indietro. Spero non abbia avuto problemi. No, sta scendendo piano piano. Forse ha semplicemente rallentato un po'. Ok, Sphelix direi che è il primo che atterrerà. Noi stiamo veramente andando senza manetta. Tensione e problemino, e direi che riattacca e rifà l'altro giro. Vediamo anche luce papi, siamo un po' bassini. Allora togliamo l'autopilota e gestiamocela un attimino noi la situazione. Allora flap, non so se comunque tenta l'atterraggio ugualmente. Beh, direi di sì, 1200 piedi. Teniamoci in questa quota noi. Ok, ci stiamo cercando di migliorare anche il sentiero di discesa. Vedete, una bianca e tre rosse. Quello ideale ovviamente è due bianche e due rosse. Ok, adesso siamo allineati perfettamente nel sentiero di discesa. Atterrerà prima Sphelix, che ormai è sulla pista. Ok, dovrebbe essere atterrato. Noi andiamo a diminuire i flap, cioè andiamo a diminuire la velocità. I flap vanno bene pure a 2, ma siamo troppo alti. Ok, perfetto così. Fortuna, ripeto, non c'è vento, giusto un pochettino in coda, ma veramente poca poca roba. Ok, allineata la pista 01. Vediamo un attimo su, cerchiamo di atterrare dolcemente. Ok, eccoci qua. Andiamo a rallentare un po' e ci siamo. Benvenuti a Bolzano, ragazzi. Qua passeremo la settimana per poi ripartire lunedì prossimo, anche se voi... Vabbè, il video uscirà mercoledì, però insomma, comunque andremo di lunedì prossimo per l'altra tratta. Ok, usciamo qui a sinistra. Eccoci qui. Dai, non male, non male assolutamente. Accendiamo le luci di taxi, spegniamo le landing. Diamo un'occhiata, compare, eccolo laggiù in fase di atterraggio. Ottimo così. Mi fermo un attimo qui. A parte c'è lo spiazzale, quindi possiamo comunque vederlo mentre andiamo nella piazzola. Andiamo a mettere i flap in posizione 0. Ok, Sphelix si è parcheggiato di là, noi ci parcheggiamo di qua così abbiamo la visuale per l'atterraggio di compare che si vede in realtà.
C'è anche un altro player che sembra atterrare. Forse anche lui sta facendo la tratta con noi, non lo so. In verità sarebbe interessante. O magari un altro che si sono trovati, ce ne arriva anche un altro, sempre col Typhoon. Vediamo un po'. Sta arrivando un po' a cannone, perlomeno vedesse schiantato da qualche parte, non so perché, vedendo i numeri che scendevano vertiginosamente, non so che cosa è successo. Forse c'è qualche problema con il multiplayer, non lo so, perché non riesco a capire che tipo di aereo sia, a parte la velocità con cui si sta muovendo. Il Typhoon, adesso non ho idea di che tipo di aereo sia, in verità. Però, insomma, mi sembra abbastanza veloce, che è in caccia, che è. Va bene, dai, in tempo che arriva anche compare, noi andiamoci a spegnere l'aereo intanto. Andiamo a spegnere le varie luci. Andiamo a spegnere l'avionica. Ok, ci abbiamo messo 43 minuti e 15 secondi. Spegniamo anche Master e appunto aspettiamo l'arrivo di compare. Felix ha già parcheggiato nella sua piazzola. Non so se c'è del lag in verità o semplicemente era rimasto un po' più indietro e quindi ha dovuto recuperare magari verso il finale. Aviazione, esercito. Comunque, cioè, guardate dove siamo, ragazzi. Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo. Come fate a non fare il tour insieme a noi? Cioè, ditemi come fate. Dai, guardiamo anche il nostro amico compare Turiddu. Meno di 1000 piedi. Fortuna, comunque la pista è abbastanza lunga. Tranquillamente si può atterrare. Abbiamo comunque visto prima che ci sono stati appunto i lavori per l'ampliamento della lunghezza della pista, quindi non ci saranno problemi. Ok, attocchiato. Ok, direi che ci siamo anche lui al suolo insieme a tutti noi, e può dirsi conclusa questa tappa di 43 minuti, insomma, che si ci ha visto partire da Montichiari, se non ricordo male, all'aeroporto di Bolzano. Ripeto, la prossima ovviamente partiremo da qui, direzione ancora nel cuore delle Alpi. Saremo fuori Italia, questo posso dirvelo, però non vi dico l'aeroporto di destinazione. Allora, io come sempre, ragazzi, vi ringrazio, siete arrivati fino in fondo. Ringrazio compare Turiddu, ringrazio Felix Pierce per la compagnia e per aver volato insieme. Vi ricordo, in descrizione trovate i link ai miei social network, al server Discord e alla mia attrezzatura. Trovate anche il piano di volo nel momento in cui lo faccio, insomma troverete il link per il download per quanto riguarda la tappa successiva. Quindi se volete unirvi, vi basta altro che trovarvi ogni lunedì alle 21 nell'aeroporto di partenza. Se volete unirvi anche al server Discord, lo trovate sempre in descrizione. A noi, ripeto, fa molto piacere, avete visto, vogliamo assolutamente in tranquillità, senza nessun tipo di pretesa, quindi, ripeto, siete i benvenuti. Io di nuovo vi saluto, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!